previsione anche dell'intervento che dovrò fare poi a un convegno i primi di aprile a Bormio. Volevo un attimino rispondere a quelli che mi chiedono spesso che relazione c'è tra la psichiatria e l'intelligenza artificiale, come mai questa cosa mi sta interessando, come mai ne parlo così tanto, diciamo, sui social media, su YouTube. Le cose stanno cambiando profondamente nel nostro mondo, più di quello che probabilmente noi ci stiamo accorgendo. Negli ultimi anni sono successe cose che hanno stravolto le relazioni fra esseri umani, le relazioni fra gli esseri umani ed il mondo, e il concetto di digital, di tecnologie digitali sta andando mai oltre il livello della nicchia, si è diffuso a ogni aspetto del nostro essere umani in questo mondo. Di conseguenza, bisogna entrare in contatto col concetto che ci sono dei cambiamenti che hanno degli andamenti per molto tempo lineari, quindi dotati di una certa lentezza, che poi improvvisamente assumono un andamento diverso, improvviso, non più lineare ma esponenziale. Basta guardare ad esempio la questione, non so, dei social media, dei social network e delle periferiche come gli smartphone. Cosa è successo? Dopo un periodo di lento miglioramento, diciamo, di penetrazione fra la popolazione di queste periferiche, parlando di smartphone o dei social media, c'è un'improvvisa impennata di diffusione e un'incredibile penetranza di nuove tecnologie fra la gente, tanto che al giorno d'oggi sembra quasi impossibile che noi possiamo vivere senza smartphone e senza social media. Una cosa simile sta accadendo all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale si appoggia a tecnologie, intuizioni teoriche che affondano intorno agli anni 50, forse anche prima. Che cosa è successo però in questi ultimi anni? Qual è la concomitanza? Che cosa sta collimando per cui improvvisamente l'intelligenza artificiale il concetto di intelligenza artificiale sta dilagando e sta travolgendo anche il mondo della medicina e della psichiatria in particolare? Sostanzialmente le cose che sono successe sono due. La prima è che la potenza di calcolo delle macchine, diciamo di ampia diffusione, non di quelle di nicchia, no, dei grandi laboratori, ma le macchine che sono presenti fra tutte le persone nel mondo è incredibilmente elevata. La potenza di calcolo adesso diciamo, permette prestazioni incredibili a un costo che è una frazione di quello per cui si pagavano certe macchine con le medesime prestazioni decenni fa. La seconda cosa che sta accadendo è sole. La seconda cosa che sta accadendo è che c'è la disponibilità della più grande risorsa che permette di nutrire l'intelligenza artificiale, che sono i dati. I dati che il mondo sta producendo e che vengono registrati e immagazzinati in questi anni sono incredibilmente alti. Tenete conto che al giorno d'oggi i dati che vengono estratti da noi esseri umani provengono da tantissime fonti diverse. Basti pensare che ogni volta che voi sentite la parola smart davanti a qualche oggetto, smart car, smartphone, smartwatch, dovunque c'è la parola smart c'è qualcuno che sta raccogliendo dati, ok? Quindi periferiche come gli orologi raccolgono già a questo momento dati biometrici connessi al movimento, alle pulsazioni cardiache. Le macchine assumono dati rispetto alla nostra geolocalizzazione, i nostri gusti musicali, i nostri gusti alimentari, le nostre abitudini vengono costantemente monitorati e dati vengono estratti tramite queste periferiche. Negli ultimi anni, negli ultimissimi anni, abbiamo un nuovo tipo di smart, periferica smart, che sono gli assistenti virtuali, no? Come Alexa, Google Assistant, Siri. Questi assistenti qua in realtà stanno facendo
una cosa, stanno estraendo dati, grosse mole di dati rispetto al linguaggio naturale. Il linguaggio naturale è una cosa che interessa profondamente alla medicina e alla psichiatria, perché se una macchina comprende bene il linguaggio naturale, una macchina sarà in grado di iniziare ad ottenere autonomamente molte informazioni rispetto a quella che è la nostra dimensione interiore, rispetto a quella che è la nostra mente, ovviamente. Tutto questo in un generale silenzio da parte di chi si occupa di etica. Sì, ci sono delle intuizioni che qualche cosa potrebbe non essere così giusta, potrebbe essere da monitorare, da capire meglio, però tutto sommato l'entusiasmo mondiale su queste tecnologie ha sopraffatto l'aspetto etico, cioè le questioni se queste tecnologie saranno a favore dell'uomo o meno, in sostanza, dell'uomo nel senso dell'umanità. Di conseguenza, i dati che vengono estratti sono dati che possono essere sicuramente forniti a algoritmi di intelligenza artificiale per specializzarsi, per imparare delle cose e di conseguenza sviluppare delle funzioni. In medicina l'intelligenza artificiale è già abbondantemente usata, nonostante quanto si pensi, abbiamo già i monitor delle ambulanze che sono in grado di riconoscere gli elettrocardiogrammi, alcune alterazioni patologiche, poi è chiaro c'è un essere umano che valuta come stanno le cose, ma in realtà molte applicazioni sono già in corso, per non parlare quello che riguarda ad esempio tutto ciò che ha a che vedere con il riconoscimento di immagini, la radiologia, l'anatomia patologica, sono specialità che stanno già abbondantemente giovandosi, che sono già abbondantemente in base e potenzialmente possono giovarsi di un'intelligenza artificiale che è in grado già ad oggi probabilmente di soppiantare gli esseri umani in un procedimento diagnostico. Diciamo, le immagini, il pattern recognition è una pratica che le macchine sanno già fare molto 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 bene, perlomeno in potenza, ma per alcune discipline anche in concreto. Diciamo che tutte le innovazioni relative alla possibilità di acquisire dati connesse al linguaggio naturale, al riconoscimento delle emozioni tramite riconoscimento facciale, quindi un'altra forma di riconoscimento di immagini, all'analisi di dati posturali, di motricità, eccetera, tutto questo ha fatto capire che anche la psichiatria potrà iniziare a giovarsi di questo genere di tecnologie. Giovarsi, diciamo, è un'affermazione che dà già in qualche maniera un valore. Non sappiamo esattamente cosa voglia dire giovarsi, però abitualmente una nuova tecnologia suggerisce sempre un certo entusiasmo tra gli operatori che se ne occupano. L'intelligenza artificiale in psichiatria ha delle potenzialità grosse, tanto per dirne una è quella di riuscire a oggettivare, ad uniformare alcuni pareri che poi diventano diagnosi da parte degli operatori della salute mentale. Psichiatria essere oggettivi rispetto al rilevamento di alcuni parametri è molto più complesso rispetto che ad altre discipline, no? È un problema generale della medicina, ma della psichiatria in particolare, perché si entra nel delicato mondo della relazione fra umani che valutano altri esseri umani, di conseguenza si esce abbondantemente dal mondo dell'oggettività. Dell'intelligenza artificiale, facendo collimare il riconoscimento del linguaggio, il riconoscimento facciale, motricità, abitudini, insomma, tutti i dati che si possono estrarre già da ora, da periferiche, possono permettere probabilmente un migliorato livello di oggettivizzazione di quella che è uno status psicopatologico di una persona. Inoltre ci sarà la possibilità di valutare in maniera più approfondita tutto il lavoro che è stato fatto prima, cioè i dati presenti su una cartella clinica per la natura stessa della mente umana non possono essere così frequentemente
valutate nella loro globalità, un po' per come è fatto il cervello umano, un po' perché diciamo il tempo a disposizione è sempre minore di operatori che sono sempre in carenza. Come voi sapete, sono sempre meno medici, ma sempre più persone che hanno bisogno di essere valutati da un punto di vista psichiatrico. Quindi una macchina sicuramente, sempre tramite riconoscimento del linguaggio naturale, potrà essere molto più brava di un essere umano a fare valutazione retrospettica dei dati clinici anamnestici, come si dice, di una persona. Per non parlare poi di quello che riguarda un importantissimo lavoro che appartiene alla professione medica, che è quello dello studio della bibliografia, cioè di tutte le ricerche che le persone fanno nel mondo per riuscire a migliorare il nostro lavoro come professionisti. Ormai la produzione bibliografica è enorme a livello mondiale, produzione scientifica ce n'è a iosa, tantissimi articoli stanno uscendo proprio in questo momento mentre stiamo parlando, tenendo conto che molti di questi articoli sono di scarsa qualità, fuffa come si dice, la qualità reale è difficile da isolare in un mondo in un mondo sanitario che produce tantissimi lavori clinici, spesso pilotati ad esempio dalle aziende, quindi di scarso valore poi clinico reale nel mondo reale. C'è il rischio di perdersi magari nella valutazione di un lavoro poco importante, poco di rilievo, ma magari semplicemente sponsorizzato, spinto, e non far caso a quelli che sono i lavori più importanti. Bene, l'intelligenza artificiale potrebbe essere di incredibile aiuto in questa valutazione, potendo valutare tutti potenzialmente i lavori che escono quotidianamente. Un algoritmo di intelligenza artificiale potrebbe essere addestrato a rilevare quelli di maggiore qualità, quelli maggiormente basati sulle evidenze scientifiche, tralasciando quello che è fuffa dal punto di vista scientifico. Quindi questo è un ulteriore elemento che potrebbe venire in aiuto. Senza contare che la possibilità di essere più precisi anche nella produzione di lavori scientifici permetterebbe di dare un'ulteriore mano agli esseri umani mentre producono dati, cioè mentre lavorano a lavori scientifici. Cioè l'intelligenza artificiale potrebbe essere di ottimo ausilio per chi fa ricerca, non solo per estrarre dati di rilievo dalla produzione scientifica già in atto, ma anche per permettere di introdurre nelle varie pubblicazioni scientifiche maggiori livelli di qualità. Bene, sicuramente un timore che è connesso all'intelligenza artificiale è che l'intelligenza artificiale possa soppiantare il lavoro del medico, dello psichiatra. Beh, è un rischio che c'è un rischio presente entro pochi anni, a mio parere, per molti lavori, anzi a parere di molti. Pensate a quello che è successo con i telefonini che dicevamo all'inizio. Pensate che negli anni 90 c'era gente che diceva: ah, quello lì è scemo, è un cretino, ha un telefonino. Provate a contestualizzare in questi anni questa affermazione, che non è stata fatta 100 anni fa, ma una quindicina di anni fa, 20 anni fa. Non c'era gente che diceva: quello lì è un cretino, c'ha un telefonino. Bene, dopo una ventina d'anni ogni persona sul pianeta ha uno smartphone, non solo un telefonino, con cui parla, con cui divulga la sua immagine, con cui si pubblicizza sui social network, con cui fa sesso, con cui va a cercare informazioni di rilievo per la sua vita, per la sua salute. Insomma, le cose cambiano veramente velocemente, quindi la possibilità che l'intelligenza artificiale soppianti molti lavori, incluso quello medico, c'è, non è così improbabile. Ma che cosa viene da pensare in questo contesto qua? Che forse la vera qualità che non potrà mai essere soppiantata è ovviamente quella che è connessa alla nostra umanità, ovvero la nostra possibilità di entrare in relazione autentica con gli altri esseri umani. Questo è il valore aggiunto di un operatore umano al posto di una macchina. Un operatore umano può fare errori, ne può fare molti più di una macchina, quindi questa parte di noi può essere soppiantata da un algoritmo di intelligenza artificiale. Quello che sicuramente non potrà essere soppiantato è la nostra umanità. Questo ce lo dicono anche diciamo i dati del business, no? Dove l'intelligenza artificiale è già in uso, no? In piattaforme come Amazon, nelle banche, eccetera. Ognuno di noi
continua a voler andare magari a fare spesa in un certo negozio e non su Amazon. Ma perché? Non perché si spenda, ad esempio, di meno, o perché ci sia un'efficienza maggiore in un negozio, anzi al contrario. Io vado in un certo negozio e non su Amazon perché in un certo negozio trovo una relazione con degli altri esseri umani, un valore aggiunto che è mantenuto dalla presenza di un umano. Chiaramente se vado in un negozio dove vengo trattato male, dove non vengo ascoltato, dove ci sono persone distratte che pensano a tutto meno che a curare i propri clienti, ovviamente andrò su Amazon. E credo che accadrà una cosa simile in medicina e sanità. Se io so che una macchina ha un livello maggiore di diagnosi, una migliore perfezione nel fare diagnosi e nel fare terapia, che cosa manterrà vivo l'interesse per far sì che ci sia un essere umano al posto di un robot in un ambulatorio? Beh, l'idea che noi, che tutti noi, abbiamo voglia di essere in relazione con delle persone, con degli altri umani. Quindi la nostra umanità è la vera qualità che non potrà essere sostituita. Di conseguenza su questa dovremmo concentrarci. Mentre probabilmente sarà importante che, ad esempio parlando di intelligenza artificiale e medicina, i medici collaborino nel processo di sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale. Tanto accadrà, questa cosa accadrà, non pensiate che non succeda, succederà. Possiamo solamente decidere se metterci voce anche noi come medici, oppure se lasciar fare tutto a degli ingegneri, con i rischi che questo comporta, non solo dal punto di vista etico, ma dal punto di vista proprio concretamente diagnostico, no? Insomma, il medico dovrebbe conoscere questo sviluppo, chiamiamolo sviluppo, per fare in modo di essere lui stesso a collaborare e non essere vittima di un iperspecialismo tecnologico che ci sta un pochino mettendo da parte. No? La medicina in effetti negli ultimi anni si è sviluppata grazie più alle discipline tecniche che alla disciplina medica in senso stretto. Questa è una cosa che dovrebbe farci pensare, dovrebbe, come dire, toccarci anche nell'orgoglio e dire forse sono i medici che devono entrare nuovamente pesantemente in gioco in quest'era digitale per dire la loro e per collaborare a uno sviluppo di una tecnologia che potrà essere di aiuto, ma che dovrà anche essere etica e autenticamente interessata alla dimensione umana, che è quella in cui noi dovremmo vivere, insomma.